La transessualità è una cosa, diciamo, che ti porti dentro e che un giorno esplode dentro di te e hai la necessità di portarla avanti, di seguire questo bisogno. Non è un desiderio, perché non è un percorso facile e se si potesse si eviterebbe, ne sono sicuro. E soprattutto non è una cosa che si decide. Sono Francesco e sono un ragazzo transessuale. La transessualità, detta anche disforia di genere, è, per farla il più breve possibile, una disarmonia che il soggetto disforico sente tra il sesso biologico e la propria identità di genere. Nella mia situazione, quindi in quanto ragazzo transessuale, ad esempio il mio sesso biologico è quello femminile, mentre la mia identità di genere è quella maschile. Non c'è un'età specifica o consigliata per iniziare il percorso, proprio perché è prettamente personale. Conosco ragazzi trans che hanno iniziato a 17 anni, a 16, come conosco signori transessuali che hanno iniziato a 50, anche a 60 anni. Bisogna distinguere tra identità di genere, sesso biologico e orientamento sessuale. L'identità di genere implica la sfera psicologica, ossia come noi vediamo noi stessi e come noi sentiamo di essere, mentre il sesso biologico è il sesso che madre natura ci ha dato nel momento in cui siamo nati. L'orientamento sessuale è invece un mondo completamente a parte, che nulla a che fare con l'identità di genere. Infatti un ragazzo transessuale può essere etero, omosessuale, bisessuale, questo non intacca in alcun modo l'identità di genere. Allora, i pronomi sono una cosa fondamentale nella vita delle persone transessuali. Infatti, quando persone mi chiedono consiglio su come supportare i loro amici o conoscenti transessuali, la prima cosa che mi viene da dire è di usare i giusti pronomi, che è l'aiuto più giusto che si possa dare alle persone. Nello specifico, un ragazzo transessuale, quindi F2M, è un ragazzo a tutti gli effetti, perciò ci si rivolge a lui come ci si rivolgerebbe a qualunque altro ragazzo. Quindi bello, simpatico, lui, un ragazzo. Lo stesso discorso, ma opposto, invece vale per la ragazza transessuale, che è una ragazza a tutti gli effetti, perciò è bella, è simpatica ed è una ragazza. Al giorno d'oggi è vero che, in senso dispregiativo, ma non solo, specialmente le donne trans vengono chiamate i trans. È molto scorretto ed è un'offesa molto pesante per le donne transessuali, perché vanno a intaccare proprio la loro identità. Il percorso transessuale è molto ampio, molto lungo ed è fatto di diversi step. Parte dallo step psicologico, durante il quale è lo psicologo che segue la persona in questione, determina che questa persona non abbia qualche malattia mentale, quale può essere la schizofrenia, che lo porti a pensare di essere transessuale, mentre invece non lo è. Al momento debito, la psicologa, quando decide sia il momento giusto, fissa un incontro con un endocrinologo, che dopo determinati esami ti prepara un piano terapeutico ormonale, diciamo. E dopodiché si passa almeno un anno, definito quasi come un test, nel quale la persona assume ormoni, ed è di solito l'anno in cui può capitare, benché sia raro, che le persone vogliano tornare indietro, non proseguire col percorso. Dopo questo anno, la persona in questione può rivolgersi a un avvocato e poi al tribunale per procedere con le operazioni chirurgiche, perché ovviamente bisogna avere un permesso da parte del tribunale che ti permetta di operare su organi sani, perché in Italia non è legale. Questo è un processo molto lungo, che è sempre a discrezione del giudice, che può richiedere da 3 mesi a un anno. Una volta ottenuta la sentenza ci si può operare, dopo essersi operati si passa invece ai documenti. Quindi ci si ripresenta in tribunale e di nuovo il giudice autorizza tutto, ti dà la carta d'identità, la patente, poi la laurea, tutti i vari, il diploma. Ci sono determinate operazioni chirurgiche destinate agli F2M e alle M2F, però ogni persona decide un po' a quale sottoporsi e quale no. Ci si sente transessuali anche senza le operazioni di riassegnazione sessuale. Ci sono tante sfumature nella transessualità. Perciò c'è anche chi decide di non sottoporsi alle operazioni chirurgiche, ma rimane pur sempre una persona trans. Penso che in Italia, ci sia bisogno di un'informazione importante che provenga da persone molto conosciute,
più conosciute possibile, che abbiano accesso a un pubblico il più vasto possibile e che ci insegnino qualcosa riguardo almeno alle nozioni di base. E in più penso sarebbe utile parlarne anche a scuola, che ci sia un'educazione sessuale che manca in toto, nella quale includerei anche il discorso transessualità. Qual è la cosa che vorresti avere più di tutti? Il vocione? O no, che... la barba. Quando avevo 5 anni che sogno la barba.